Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Chiudiamo la trilogia sulle difese contro la partita di donna, contro la spinta 1 D4. La chiudiamo con una difesa un po' particolare. La difesa olandese. Andremo nel paese dei mulini a vento, e dei tulipani, delle belle bionde e della terra dove c'è sempre l'acqua alta. Allora, c'è l'acqua alta perché i paesi sono bassi, chiaramente. Non è che l'acqua è più alta, il mare è uguale dappertutto, solo che lì l'Olanda purtroppo è sotto il livello del mare. L'olandese è una difesa considerata un po' scarsa, non ha mai avuto quel grande fascino, eppure l'hanno giocata in ben due campionati del mondo: campionato del mondo Bronstein contro Botvinnik e poi Botvinnik contro Smyslov. Quindi Bronstein e Smyslov hanno giocato l'olandese contro Botvinnik. E la difesa di per sé è solida e può dare anche delle soddisfazioni in attacco. È molto semplice da installare, evita tutte le preparazioni del bianco sui gambetti di donna, evita il sistema di Londra, evita tante cose. Il problema è che l'olandese, essendo una terra, l'Olanda è una terra così che sta sotto il livello del mare, è piena di buchi, è piena di lacune. Ci sono delle case che rimangono perennemente deboli. Quello dovete stare attenti, però la struttura pedonale è sempre molto solida. Diamo subito un'infarinatura, poi dopo vedremo una partita perché tratterò nello specifico una delle varianti dell'olandese, ovvero quella del muro di pietra. Lo Stonewall e muro di pietra, anche perché per fermare le acque serviva una sorta di muro, di diga, e quindi gli olandesi sono esperti di dighe. Lo Stonewall è la più solida di tutte le varianti dell'olandese. Andiamo a vedere. Allora, adesso andiamo a vedere un'infarinatura un po' sull'olandese in generale. Okay? Bianco apre col pedone di donna. E nero risponde con F5. Vi ricorda qualcosa questa? Sì. Ricorda questa. La siciliana su E4. Ok? Soltanto che l'olandese è una siciliana che si gioca contro D4. Qual è la differenza? La differenza è che nella siciliana sul fianco del pedone non c'è, diciamo, l'ala di re, non ci sono grosse debolezze. Nell'olandese invece si va subito a spingere il pedone F7, che è il pedone che tiene, il pedone più debole dell'arrocco. Quindi qui ci sono degli spifferi vicino al re, per questo l'olandese è sempre stata sottovalutata. Però i piani sono molto semplici. Il bianco ha tre continuazioni principali. L'affiancamento pedonale tipico dei gambetti di donna, oppure cavallo F3 tipico del sistema di Londra. Perfetto. E la più usata ai tempi di oggi, G3, perché il fianchetto immediato o fianchetto accelerato? Perché di solito nell'olandese esiste una variante in cui si spinge B6 e si mette il vescovo di fianchetto sull'ala di donna. Il problema è che se il nero riesce a installare un solido sistema sull'ala di re e un fianchetto che colpisce l'ala di re, l'attacco del nero è molto forte poi sull'ala di re.
Lo scopo dell'olandese è bloccare al centro e attaccare l'ala di rana. Scopo del bianco, tentare di distruggere il centro del nero e attaccare sull'ala di donna, in alcuni casi anche sull'ala di rana, più raro. Ora, quali sono gli scopi? Vediamo un tipo di sviluppo, no? Affiancamento dei pedoni. Affiancamento dei pedoni, come potete vedere, dominano il centro, ma il nero si disinteressa di tutto qui. Cioè non gliene frega niente, gioca sul lato, gioca sulle ali. Ok. Nell'olandese si sviluppa il cavallo perché questa casa, spesso, dopo aver spinto il pedone, può far uscire la donna con uno scacco. Sì, sono quegli scacchi più che altro stucchevoli, però il cavallo deve subito controllare importanti case, soprattutto anche E4. Se il bianco riesce a fare E4 è un mezzo disastro. E se ne frega di questi due per ora. Sviluppa in fretta l'ala di re. Un altro seguito, naturalmente lo sviluppo, vedete. Il bianco cerca in qualche modo di appoggiare una futura spinta in E4, cosa che non è possibile neanche adesso che il cavallo ci vuole ancora la donna, perché qui abbiamo due controlli. Ok, ora qui le strade si dividono, si possono giocare vari sistemi. C'è il sistema di Leningrado che mette il fianchetto sul lato di re. Assomiglia molto a una struttura est-indiana. Si può giocare E6 e poi B6 entrando nella Iligeneski System, quella che il bianco evita con G3, molto flessibile. Oppure può giocare C6 o E6 o addirittura D5 per creare il muro di pietra, lo Stonewall. Vediamo un esempio, anche dopo E6, inchiodatura, ci si schioda. Qui sviluppo, arrocco, arroccate. L'olandese è molto importante arroccare in fretta, E3. E qua si può giocare anche C6 per creare proprio il muro di pietra, proprio quello, quei muri di granito più che di pietra, no? Perché se fate subito D5 c'è quel tema cattura e cattura che non dà problemi al nero, però lascia due buchi. È meglio avere un bel muro di pietra integro, no? Che dovete avere il muro di pietra con C6 per cambiare col pedone C. Adesso vi spiego il perché. C6 è giocabile. Ora va avanti con lo sviluppo. E adesso con D5. Ok. Questo è il famoso muro di pietra, lo Stonewall. È un muro che controlla la casa E4, anche col cavallo, questa casa è fortissima, è sempre del nero. Ha un buco in E5, inevitabilmente, e un pedone debole in E6. Queste due case, la casa E5 e la casa E6, sono deboli. Sono i due target del bianco e della debolezza dell'olandese, del muro di pietra. Però tutto il resto è solido, la struttura pedonale è tra le più forti in assoluto nel mondo degli scacchi. Ok. Ora il bianco può arroccare. Adesso abbiamo due modi di sviluppare. Cavallo Bd7 è possibile, però fate attenzione, ad esempio adesso c'è il vescovo, ma
se ci fosse il cavallo, voi andate in automatico, sviluppate questo cavallo e poi il cavallo cattura in sé. Questa casa è debolissima, bisogna stare attenti. Però, insomma, basta stare un po' all'occhio. Altopiano, nell'olandese, potrebbe anche essere A5, seguita da cavallo A6, cavallo C7, o addirittura una sortita di cavallo B4, per creare il gioco sull'ala di donna. Poi abbiamo il tema della passeggiata del vescovo, della processione del vescovo delle case chiare. Questo vescovo, se avete notato, se avete l'occhio per queste cose, è cattivissimo, ma non perché non va a fare le benedizioni o non si adopera per la carità nel mondo, semplicemente perché tutti i pedoni del nero sono su casa chiara. E questo vescovo è completamente murato vivo. Allora il vescovo un giorno decise di radunare dei consiglieri e chiese a questi consiglieri: ma come faccio io, da vescovo considerato cattivo dalla popolazione, insomma, avete presente quei vescovi tipo il vescovo di Avignon? Non so se qualcuno ha visto il film Lady Hawk con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, no? Dove c'era questo vescovo infatuato della bella ragazza che non ricambiato maledì quella coppia trasformando lei in falco di giorno e lui in lupo di notte, così non, per non potersi poi più incontrare. Bene, quel tipo di vescovi, no? Quei vescovi malvagi. Allora chiede: ma come faccio io a diventare più buono? Allora il consigliere dice: lei deve fare una lunga processione, fare un pellegrinaggio, deve fare, come dire, come Gesù Cristo nel deserto, fare una lunga camminata. E questa camminata la deve fare in questo modo qua. La marcia del vescovo, perché da H5 il vescovo si può cambiare su questo cavallo, perché dovete ricordare che nell'olandese, siccome c'è il muro di pietra, i vescovi giocano male, perché il gioco è chiuso, giocano meglio i cavalli. Quindi, se riuscite a dare questo vescovo cattivissimo per questo cavallo, il vescovo del bianco a sua volta picchierà su un muro di pietra, chiaramente, e il gioco rimarrà chiuso. Questo è un trucchetto della marcia del vescovo. L'unico problema è che nessuno controlla la casa E6, ma se non ve la, finché non ve l'attacca, non è un problema. Qual è anche un altro scopo? Ad esempio, mettiamo okay, questa, il bianco cosa può fare? Ecco, può fare H3. Teniamo donna C2 per comunicare coi torroni. Ecco, il vescovo arriva qui. Mettiamo torre, raddoppiamo, cambio immediato. Prende, prende e adesso cavallo. Questa posizione è leggermente preferibile al bianco, ma attenzione, perché il motore prende in considerazione la coppia dei vescovi come valore assoluto. Cioè, per il motore, già avere una coppia di vescovi ti regala quello 0,3-0,4 in più, a prescindere. In più, hai il bianco, hai il vantaggio del tratto, oltre a tutto ciò, un po' di vantaggio di spazio. Però il bianco si schianta contro un muro. Piani veramente rognosi per il bianco non ce ne sono, però il nero un piano ce l'ha, perché non potete mica stare fermi col muro di pietra per l'eternità. Spingere C5, questa spinta qui di rottura che toglie la debolezza del pedone in E6 e
e procura una rottura del centro, addirittura una spinta in E4. Ma si può fare? Dovete sempre stare attenti quando riuscite a fare E5 che questo pedone sia difeso. Adesso è attaccato una e coste frecce. Una, due, e vai più in là. Vescovo molto timido stasera. Questa. Cavallo 3. Se noi togliamo questo pedone, le difese sono una e una 2. Non si può ancora fare, bisogna prepararla. Ci sono dei piani per prepararla? Sì. Un piano potrebbe essere donna C7, ni, perché c'è il problema che la donna si piazza su una colonna dominata dal bianco, Rg. E dopo il cambio dei pedoni, ovviamente non potete più ricatturare con C, perché poi entra cattura di cavallo, attacca la donna, oppure no, aspetta, può cambiare la donna, entra qui di cavallo, attacca la donna e il bianco sta molto meglio. Quindi si è provato anche in certe partite a giocare donna B8 per controllare E5, però controllare E5 alla fine serve poco, perché il problema è controllare questo. Come facciamo? Bisogna fare delle lunghe manovre, ovviamente. E queste lunghe manovre potrebbero prevedere tipo un'alzata di torrone, il cavallo che si toglie da D7 può giocare in G6, e dopo la donna difende. E però c'è un altro problema: se togliamo il cavallo, il vescovo cambia il cavallo e il vescovo cattura, ok? Però è questa la casa, D5 è la casa da proteggere. Vabbè, comunque, in realtà se il nero riesce a fare E5 sta meglio, sta molto meglio. Per quello che è difficile da fare, perché se fosse facile saremo qui a parlare della miglior difesa del mondo. Ok, i piani sono abbastanza semplici. Si può spesso e volentieri giocare il cavallo in E4, che è la vostra casa forte. Ora, se cambia il bianco, prendete con C. Prendete con C. State solo attenti alla colonna. Adesso il bianco cosa può fare? Giocare questa. Non dà problemi, potete dopo il cambio lo mandate via, ok, e deve, se torna qui si chiude e voi mettete il torrone pernigotto in C8, può venire qua e adesso potete cambiare sulla colonna. Qua ci stanno dei cambi, cambio, e il nero sta benissimo perché adesso il nero ha la colonna. E questo vescovo potrebbe schiantarsi su questo cavallo per doppiare un orribile pedone ed entrare con la torre in C. Quindi per il bianco non è una manovra consigliabile quella di cambiare sulla colonna. Allora può tentare di togliere un vescovo, visto che il gioco è chiuso, per il cavallo. Ok, il gioco è perfettamente pari. Tipo adesso qui, perché lo scopo del bianco è quello di rompere il muro per spingere 4, per rompere il muro, però insomma ci sono due pedoni, allora ci vorrebbe un pedoncino F per andare a rompere. Poi infilate il cavallo, è un cavallo veramente dominante, cambiate, aprite la F.
Attenzione a questa mossa, perché poi il vescovo minaccia sempre la stessa debolezza. Bianco adesso però sta un po' meglio perché il suo alfiere, il suo vescovo delle case chiare, è più forte di questo. Ora il problema è che se noi difendiamo, il bianco prende la colonna, minaccia il pedone. E questo è fragile. Questo è fragile del problema. A questo punto si potrebbe anche fare E5 per togliere la debolezza. Ma qui cade materiale. Cattura. Prende scacco, sta molto meglio il bianco, quindi bisogna fare sempre attenzione alla casa E6. Torniamo un po' indietro, come evitare tutto ciò. Può anche prendere con l'altro pedone, però prendere con l'altro pedone evita il problema dell'attacco su E6. Però l'attacco può anche arrivare da una B3. Ora è più facile, intanto il vescovo deve perdere un tempo, deve venire. Noi nel frattempo subito a contrastare la colonna, ovviamente. Direi che il gioco è preferibile un po' per il bianco per questa debolezza, ma il finale che si viene a giocare è un finale di vescovi contrari. Ok? E tendenzialmente sono finali patti. Quindi lo Stonewall serve anche per giocare contro giocatori più forti, giocare una struttura solida per cercare di non perdere. Però dovete sempre stare attenti a questa casa qua, a questo pedone debole. È l'unica debolezza di questo muro, no? L'unica mattonella che sto. Andiamo però a vedere una partita di Nigel Short col nero, inglese, giocatore d'attacco, contro Boris Gulko, giocatore posizionale, ex sovietico di cittadinanza statunitense. Gulko al bianco gioca D4. Nigel Short gioca E6. Prima di F5. Perché Nigel Short gioca E6? Perché Nigel Short era un grande specialista della difesa francese. E allora, se voi siete bravi nell'olandese e bravi nella difesa francese, cosa fate? Il bianco apre D4. Voi, prima di tutto, cercate di far spingere E4 giocando E6, perché se fanno E4 entrate nella francese e giocate alla francese. Quindi siete tranquilli in entrambi i casi. Guardate quello che fa il bianco. Se bianco fa C4 o cavallo F3, giocate l'olandese. Questo è un segreto per chi gioca sia la francese che l'olandese, che spesso hanno centri comuni, soprattutto nello Stonewall. Praticamente la struttura pedonale dello Stonewall è quella della francese col pedone in F5 in più. Ok, per questo Nigel Short gioca E6. Gulko gioca cavallo F3 perché è un giocatore chiuso, un giocatore posizionale, vuole giocare impianti tendenti alla partita di donna. E qui Short entra nell'olandese.
grande specialista dell'olandese Nigel Short, che ricordiamo tutti è stato pretendente al titolo nel 1993 contro Garry Kasparov, match giocato a Londra durante la scissione tra le due federazioni, perché c'è alla fine la FIDE, c'era la FIDE che è la Federazione Internazionale degli Scacchi, no? Poi Kasparov ha bisticciato col segretario generale lì della federazione, il filippino Campomanes, e allora ha deciso di creare una federazione privata. E quindi il match tra Kasparov e Short venne giocato al di fuori dell'ufficialità della FIDE. Kasparov vinse 6-1 contro Short, ma Short giocò delle partite spettacolari e perse diverse posizioni vinte. Andate a rivedervi questo match se potete, se avete tempo, perché credo sia stato uno dei match più spettacolari, soprattutto sulla siciliana. Per chi ama la siciliana, lì vedrete degli attacchi alla baionetta a furibondi, furibondi. Addirittura in una partita nemmeno il motore riesce a capire fino in fondo il piano giusto per il bianco. Short aveva il bianco, un attacco terrificante. C'era una linea vincente, scoperta dai motori, ma a profondità altissima. Però Short la mancò, era praticamente impossibile per un essere umano vedere tutto questo. Ma Kasparov si difese molto bene. Ok, torniamo a noi. Quindi Nigel Short è giocatore d'attacco, gioca l'olandese. Ecco, Gulko mette subito il fianchetto per evitare l'Igenieski System. Ok. Ma Short non giocava quel sistema lì. Short gioca lo stonco. Sviluppato il cavallo. Perfetto. Fianchetto. Vescovo. Perché prima di installare il muro di pietra sviluppa il vescovo? Perché bisogna roccare in fretta nell'olandese. Okay? Tanto il muro di pietra lo potete installare anche dopo. C4. Affiancamento. Vedete? Arrocco in fretta, arrocco, arrocco, C6, short, come vi ho detto prima io, non fa subito, che è possibile, D5, ma prima mette un'impalcatura aggiuntiva, no? Mette proprio un puntello in più, mette il puntellino e adesso, quando arriverà D5, il muro di pietra sarà completo. Ok. Andiamo avanti, torna C2, controlla E4, perché poi alla fine lo scopo del bianco è sempre quello di fare E4. Con il vescovo di fianchetto è già più credibile come situazione, perché si potrebbe arrivare ad avere un cavallo in C3. Questo cavallo retrocede in D2, torna Pernigotti dietro, e su E4 avremmo il controllo del vescovo, del cavallo che è in C3, del cavallo che è in D2, della donna e del toro nei Pernigotti. 5 controlli. Quindi capite bene che ci sarà proprio un fascio di energia che cercherà di attraversare il muro, no? Ma ci sono sicuramente delle contromosse. Allora, qui attenzione, Short non installa subito il muro di pietra, ma gioca quel piano che avevo detto con A5 e cavallo A6. Perché attenzione, il cavallo da 6 può andare in C7 e da C7 tenere il muro di pietra. Perché lo scopo, come avevo detto, come facciamo a difendere questo pedone? Quando spingiamo poi E5, il cavallo in C7 è una di queste risorse. Ok. Sviluppo del cavallo, installa il muro di pietra, ok. Ecco qui Gulko gioca B3 perché vuole giocare con tutti e due i vescovi in fianchetto. Probabilmente si prepara a tenere da remoto la casa E5, perché tanto è la spinta di rottura che deve fare il nero, molto in là, ma la deve fare. Attenzione, inizia la processione del vescovo. Suonano le campane, arrivano i chierichetti e
qui il vescovo si mette in marcia. Sviluppa un vescovo. Ecco qui, la marcia del vescovo. È incominciata. Uncoming, come dicono in terra d'Albione. Gulco gioca un po' passivello, secondo me. H6, una mossa fine per togliere eventuali case di entrata. Attenzione, qui Boris Gulko decide di spaccare il muro, ma C6 si fa proprio per non per rigenerarlo. Il muro rimane. Se voi non avete C6, dovete prendere con E. E il muro si divide in due, perché questi due pedoni non si controllano più con questo. È anche vero che non c'è più il pedone 6 debole, ma ci rimane la casa debole. E non avete più la spinta in E5 di rottura, che è qualcosa di fantascienza, proprio è fantascienza pura pensarlo, no? Perché il bianco giocherà con tutti i pezzi a controllare sta casa E5, non vi farà mai spingere in E5. Se ve lo fa fare per distrazione, avendo assicurato però questo pedone qui, fatela. Poi dopo diventa una partita molto tagliente, oppure non ve ne fregate di sto piano, trovate il piano del cambio dei pezzi e andare in un finale semplice. Qui Gulko decide di aprire sta colonna per attivare questo cavallo, probabilmente in C5, per attaccare il muro di pietra nella sua mattonella debole. Come impediamo al cavallo di venire? Semplice, se ci viene lo cambiamo subito. Col vescovo. Short invece ovviamente mette ancora più difesa alla casa C5, perché il vescovo probabilmente lo vuole tenere. Se arriva qui il cavallo, lo cambierà di cavallo. E poi dopo ci mette il toro nel pernigotti dietro. E la donna rimane inchiodata su una colonna aperta. La colonna C è un altro punto a favore del nero. Spesso viene usata come unica arma attiva per giocare d'attacco. Tutto qui è murato. E qui si gioca per il controllo della colonna, tipico dell'olandese. La colonna C. Qui Short gioca una bella intermedia, perché col vescovo va a infastidire il toro nei pernigotti e ora deve abbandonare l'idea di raddoppiare la colonna. Cosa fa Gulko? Potrebbe retrocedere di cavallo? Anche, però rimane un cavallo inchiodato. Ovviamente. E lo mette. Lo mette! Si fa inchiodare il cavallo. Evidentemente Gulko pensava che il suo gioco passivo e soporifero annebbiasse la mente di Short, che era considerato un noto bevitore di birra. E adesso non sto scherzando, Short insomma quando voleva si metteva, trincava di brutto. Short è stato anche da ragazzino un batterista, mi sembra, di un complesso metal. Poi comunque si è dato agli scacchi, già a 12-13 anni, e era forte come un grande maestro. Ok, vediamo un po' cosa fa Short. Allora, invece di giocare, di continuare la strada del peregrinaggio, la strada indicata dallo Spirito Santo, Short decide che il vescovo ad un certo punto impazzisce e decide di andarsene a spasso, lasciando la processione al suo destino. E non lo so, magari avrà visto una bella donzella, avrà visto che hanno aperto un nuovo casinò o una tabaccheria, visto che i vescovi fumano parecchi sigari. E se n'è andato di qua. Se n'è andato di qua. Ma qui Gulko toglie il vescovo dal fianchetto, tanto questo era protetto.
iperprotezione. Gurco era uno di quei giocatori vecchio stampo sovietici che devono tenere tutto sotto controllo. Però a me, francamente, sta mossa non piace. Però vedete che è difficile trovare un piano di gioco immediato per il bianco, no? Contro l'olandese, contro lo Stonewall dell'olandese. Eccola qui, la casa forte che ci dovete andare a tuffarvi col cavallo. Qui il cavallo si trasforma in un animale mitologico, si trasforma in Pegasus, cavallo alato, e da qui domina la vallata. Cavallo forte, vescovo inchiodatore, vescovo molto attivo, ha lasciato i chierichetti continuare ad andare con i fedeli alla processione, che sarebbe durata fino a sera inoltrata, e invece il vescovo va a farsi un picnic, però molto attivo. Poi la colonna. Questo cavallo, che non dimentichiamoci, cavallo laterale, i cavalli laterali che sono sconsigliati ai principianti in apertura, nel centro a partita però, possono riservare delle sorprese, tipo saltare qui, attaccare la donna. Tutti i pezzi del nero mi sembrano più attivi di quelli del bianco. Anche il bianco ha solo questa casa forte, questo bel vescovo, questo buon cavallo, però c'è questo vescovo che fa schifo e questo cavallo che fa schifo. Per ora ha la colonna, ma non so ancora per quanto. E qui Gulco ha detto: beh, tu hai un vescovo buono, che insomma buono fino a un certo punto, perché hai lasciato i fedeli andare allo sbaraglio e tu te ne sei andato a fare una gita, una scampagnata. Io che sono invece un vescovo di quelli seri, io ti propongo il cambio. Propone il cambio, Short dice: aspetta al tempo. Io intanto me ne sto ancora qui a fumarmi il sigaro, in santa pace. E mo col cavallo attacco la donna. Guadagno di tempo. Ovviamente la donna è da spostare. E adesso però dice: bomba, il sigaro, boh, l'ho finito, non so più cosa fare. Tornare indietro dai fedeli che sono ancora in processione, rischierei la lapidazione perché li ho abbandonati. È meglio non farsi più vedere da quelle parti. Cambiamoci. Ecco, qui Gulco prende con il torrone, mentre secondo me anche prendere Corre non sarebbe stato malvagio. Sempre uguale, perché comunque è un cambio che avvantaggia il nero. Qui si minaccia un doppiazzo, c'è solo sto cavallo che lo tira. Qui si minaccia un'entrata, volendo, questo inchiodato. Comunque a ben vedere, il nero sta meglio, ma come fa subito a innescare questo vantaggio, a convertirlo? Forse prendere la colonna. Perché per ora non vedo, cioè non c'è il tatticismo. Scattura il cavallo, prende di donna e c'è il doppiazzo. C'è il doppio. Eh già, bravo Gulco, ti sei messo il cavallo nella stalla sbagliata. Cavalli, come potete vedere, se li giocate bene, nell'olandese sono fortissimi perché il gioco è chiuso, le catene pedonali sono chiuse e non ci sono rotture.
L'unica rottura che arriva è questa qui. Basta. Il nero non ha scelto ovviamente il piano con E5 perché è un piano troppo lungo e praticamente impossibile. Ha giocato il piano con il cavallo forte. Infatti cattura, cattura, doppiazzo. Ecco qua il doppione. Ulco perde la qualità, ma gioca lo stesso, va avanti. Gliene frega di avere una qualità in meno. Una qualità in meno in una struttura come quella olandese, dove la colonna C è fondamentale, cioè, a meno che non facciate dei disastri, il punto lo portate a casa. Infatti, cosa fa Short? Piglia subito la colonna. Ah sì, adesso Gulco fa il fine, no? Con sto vescovo, no? Gioca di fioretto, dopo che ha perso tutta la cascina con tutti i vitelli dentro, gioca di fino lui. Short dice, todo io il giocare di fino, cambio tutto e vinco con la qualità in più. Piglio la colonna, anche con la donna, se mi cambi la donna è finita, e Gulco non la cambia, ma se non la cambi io alla lunga raddoppio, piazzo la donna in posizione centrale e dopo raddoppio con il torrone per Nigotti. Benissimo. Gulco prova a sbracciarsi, prova a far qualcosa, ha visto una casa debole. Adesso si sveglia improvvisamente, ha visto una casa debole. E invece questa qui, questa inchiodatura qui, non era debole, no? Adesso, dopo 10 anni, vede una debolezza nello schieramento del nero e si esalta un po'. Si esalta un po'. Stappa il Berlucchi, lo champagne. Infatti Short continua col suo piano, devasta la C. Manco fosse uno tsunami. Ok, adesso Gulco lo fa il prezioso, e no, io adesso metto al sicuro il re, io mi abbottono, voglio vedere come entri. Intanto proviamo a cambiare le donne o ad attaccare con due pezzi il pedone F2 o mangiarci questo qua. La donna è sovraccarica, non può difendere qua e non cambiare se stessa. Decide ovviamente di difendere il punto più debole, dove c'era il re, non poteva permettersi di prendere uno scacco. E poi ovviamente crede che ci sia dopo G4 un controgioco di qua. Ma prima di rompere sto muro di pietra ce ne va di tempo, intanto qui ci sono già le cascine in fiamme. Allora, ovviamente il piano è quello di metterci un altro torrone per Nigotti e di devastare anche qua la seconda traversa. Ok. E qui Gulco abbandona mestamente, perché ormai le minacce sono praticamente imparabili. Questo pedone cade. Fai H3. Che fai G4, tutto all'attacco, ma non c'è niente. Prendo, scacco, qui non può venire, viene su, catturiamo, si cattura e poi parte pure questo. Potete fare quello che volete. Adesso ho due pedoni mostro che vanno, uno va a donna e questi due pezzettini rimangono qui un po' sperduti e desolati non lo so, in una prateria, in una tundra, lì da soli, al freddo, senza uno scopo. Un vescovo e un cavallo che sono andati a fare una gita in Olanda e probabilmente sono entrati in un coffee shop e sono rimasti un po' intontiti, devono aver fumato troppo e sono rimasti lì a un po', no,
per i marciapiedi di Amsterdam a girovagare. E altre cose sull'olandese. Allora, di 4. Allora, con l'olandese ci potete arrivare anche attraverso o E6 o C6, perché potete, se siete giocatori di Caro-Kann, potete giocare C6, e se il bianco fa E4, giocate la Caro-Kann. Ma se giocano C4, pensando che voi volete giocare la slava, poi potete fare F5. Adesso ho giocato l'olandese. Sviluppo, 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 ah, anche fianchetto. Tutti buoni si piani. C'è anche questa, volendo. Ma non c'è problema. Inizia la costruzione del muro di pietra. Cavallo. Lo dietro in chiusura. Arrocco. Non dovete aver fretta di fare D5. Sono i soliti piani. Cosa dovete fare attenzione sull'olandese? Ma c'è il gambetto Staunton. Vabbè, questo è un gambetto, bisogna studiarlo a parte, ma è un gambetto che non dà problemi al nero. Basta stare abbottonati. Adesso non sto qui a spiegare il gambetto Staunton, perché comunque non è la serata dei gambetti. Nei video sui gambetti tratterò anche questo. Poi c'è un gambetto assurdo, G4, che tra l'altro mi hanno giocato in una partita a gioco a tempo lungo, e lì devo aver giocato forse la mia miglior partita a gioco lento, 2 ore per 40 mosse di tutta la mia vita, perché qua non l'ho distrutto di più, perché qui avevo sacrificato io un pezzo per un attacco re era rimasto centrale. Io ero con re scoperto. Adesso la partita purtroppo non me la ricordo. Il formulario purtroppo non ce l'ho più. Peccato, io la stavo cercando, perché è una partita incredibile. E cioè, a un certo punto lui pensava di darmi matto, che io avevo il re addirittura in E6, mi sembra. Però lui aveva anche il re in D1, cosa mostruosa. Io avevo torrone Pernigotti, cavalli minacciosi, coppia di vescovi sul re, una cosa pazzesca. E io avevo il re in E6. Lui ha cominciato a darmi tanti di quegli scacchi che io sono finito, ho fatto questa strada qua. Ero qua, ho fatto così, 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 e poi mi sono messo addirittura qui dentro. Poi ho messo un pezzo davanti per chiudere il buco, lui non è più riuscito a darmi matto, io poi l'ho devastato con un attacco, poi ho sacrificato anche una torre e ho vinto. Allora è stata una partita bellissima, però questi gambetti qui sono fastidiosi, ma ve li potete anche studiare a parte, ve li guardate sui database. I gambetti, a differenza delle strutture pedonali, a differenza del concetti posizionali, vanno studiati proprio a livello mnemonico, perché in realtà dovete ricordarvi le linee precise. Un gambetto, cioè, ha una linea, devi sapere che se mangi il gambetto che ti viene offerto, devi conoscere tutta una serie di combinazioni tattiche che vengono fuori, perché generalmente il bianco poi ti butta tutti i pezzi addosso. Di lì sì che bisogna avere un po' di memoria nel ricordarsi le varianti. Poi, altre cose sull'olandese. Ecco, se vi giocano London System, chi se ne frega. Anzi, meglio ancora. Non vi dà neanche fastidio, non dà neanche fastidio il muro di pietra giocando C4, perché poi il London sappiamo tutti, no, come si gioca qua. Fanno C3.
il London System è sistemato, perché adesso la variante tattica, no? Quella che vuol portare il cavallo in D2 e il torrone per negotti sulla E, la donna in C2 per fare E4, non è più tanto fattibile contro il nostro poderoso muro di pietra. Quindi questo sistema olandese va bene anche contro altri sistemini. E attenzione, va bene anche contro l'apertura inglese, che tratterò domani. Domani farò puntata sull'inglese col bianco e dopodomani, ultimissimo video prima delle vacanze, perché poi dopo farò qualche giorno di pausa. Sia col bianco che col nero. E col nero farò vedere una mia partita. L'ultimo video me lo riservo per me, mi faccio un regalo. Una partita giocata online in cui vi insegnerò un sistema per combattere l'inglese. Anche sull'inglese è possibile giocare l'olandese, perché gli schemi sono sempre gli stessi. Inglese che fa il fianchetto, chi se ne frega? Appena vedete questo, ci sei, se ne frega, davanti, e lui fa di 4, rientriamo, sviluppate, occhio prima di spingere in D5, assicuratevi la rocca, non si sa mai, arroccate, tanto il muro di pietra, anche la torre di Babele, no? E anche le piramidi ci hanno messo 4.000 anni per farle, quindi non è che dovete avere fretta a tirare su sto muro, il muro lo tirate su adesso. E anche l'inglese è sistemato. Ok, direi che per questo è tutto. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale. In questo canale non ci sono pubblicità, anche perché a me soldi non ne danno. Ma chi, ma, cioè, ma guardatemi, ma chi mi può dare dei soldi a uno così? Quindi pubblicità qui mi sa che non ce ne saranno mai. Meglio per voi che vi potete seguire il video senza la noiosa interruzione tra 3 secondi dopo il messaggio promozionale. Va bene. Poi allora, un'anticipazione sui prossimi video. Prossimi due video abbiamo detto sull'inglese, poi la Befana, Epifania, tutti gli scacchi portavia, e farò non so quanti giorni volete che faccio di riposo. Ecco, rispondetemi in un commento quanti giorni vuole, perché così potete andarvi a rivedere con calma gli altri video. Non fate indigestione, ok? 3-4 giorni, oppure mi volete con voi tutte le sere. No, tutte le sere un po' di pausa ci vuole, anche a scacchi bisogna staccare un po' il cervello, bisogna staccare la spina, altrimenti si va in sovraccarico. Comunque le anticipazioni dei giorni dopo la Befana, diciamo intorno al 10-11 gennaio, saranno: il primo match, perché l'ho promesso al mio amico Boxer Baba, che è il nickname del suo canale Twitch, è un bambino che si chiama Cosimo di Firenze, di 9 anni, futuro grande maestro, perché sarà una promessa dello scacchismo italiano. Un bambino che a 9 anni ne sa quasi tanto come me di teoria. Farò vedere due sue partite online, no? E analizzerò queste sue partite. E poi dopo volevo fare un video perché volevo sfidare lo stoccafisso, il motore a forza 8, e gli metterò anche due processori, metterò la massima potenza, no? Per vedere se riesco a resistere almeno 30 mosse. Resistere in posizione decente, ovvio. Certo che se gioco anche con 20 pezzi in meno, fino a una trentesima ci arrivo. Però stare in posizioni decente fino, almeno fino alla trentina, questa è la sfida, perché perdere perdo sicuro, perché è impossibile. Cioè, questo qui, anche se non è, diciamo, lo stoccafisso a profondità 50, comunque vale un 2008, forse anche di più. Quindi spero di non essere spazzato via in 15 mosse. Però sarà una sfida affascinante, però una partita col bianco, una col nero, giocherò a 15 minuti,
più 10 secondi da buono per mossa, che è un tempo ridicolo per giocare contro una macchina, però voglio sfidare me stesso, ma non per batterla, per vedere fino a dove riesco a tenere duro anche da un certo punto di vista di nervi, come cercare di non andare in tilt contro un avversario che tu sai che è nettamente più forte di te. E poi farò altri video sulla tattica. Non faremo analisi, faremo tattica. Andremo qui sempre sull'ICS, su Impara, andiamo su tattiche e insieme cercheremo di risolvere i problemini che ci pone il sito tutte le volte. Ne risolvi uno, te ne dà sempre uno più difficile, uno dietro l'altro. Ok, con questo è tutto. Vi auguro una buona serata. Ciao e arrivederci.